hanno abbandonato tutti la gara. Sono da solo. Bentornati ragazzi su Gare Malate, questa volta numero 397. Siamo con una gara con i camionazzi devastanti che si chiamano Maibatsu. Andiamo avanti così. Ho preso il porca vacca di giallo. Sì. Cadi maledetto. Porca vacca. Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi perché una gara con i camion. Maledetto, non ne ho fatta una in molto, moltissimo tempo. Oh! Dai, è così. Cosa? Com'è possibile? E andiamo! Primo checkpoint preso, maledetti! E andiamo avanti così. Questa gara, raga, era valutata molto bassa, circa 18%, se non sbaglio. Quindi non è semplice, dura 18 km e più di 5 partecipanti non potevano entrare in gara. E adesso capisco anche il motivo del perché solo 5. Difatti dicevo, no, peccato, sarà una gara bella, difficile, soltanto 5 persone, come mai? Ecco come mai. Perché con sti cavolo di camion, raga, come caspita fai a giocare in 10? Se già in 5 ci stavamo massacrando come non so cosa. Nine, 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 nine. Ok. Super. Un Glaublich. Andiamo avanti così, raga. Tutto in questa maniera? Va bene, raga, va bene. Gare con i camion. Me le chiedavate, mi pare, un po' di tempo fa. E io vi accontento. Metterò alla prova tutte quante le mie super ultra mega abilities, visto che sarà 2 settimane, raga, che non facciamo più gare malate. Quindi vediamo. Vediamo un po'. Devo aggiungere anche gare nuove. No! Per il semplice fatto che questa qui è una gara un po' vecchiotta. Ho tante gare ancora da fare, ma sono un po' vecchiotte. Ecco, hanno parecchi mesi di vita. E magari adesso hanno aggiunto robe nuove, qualsiasi altra roba interessante. Dai, il camionazzo! Spettacolo! Qua tagliamo così. Ma guarda ancora! Oh! Colpo di reni e ce la portiamo a casa, dai. Tra poco vola lo scaf, raga, fuori dalla finestra, io vi avviso. Alleluia, ce l'abbiamo fatta, raga. Andavo giusto 2 km orari in meno, rallentavo troppo e quindi era un devasto micidiale. No, no, no. Mi verrebbe da lanciarmi, raga, però proviamoci! No. E andiamo! Devo tornare indietro? No, è sotto, raga, il checkpoint. Devo tornare indietro? Devo tornare indietro! Ma questi sono matti a fare una gara del genere! No! Hanno abbandonato tutti la gara. Sono da solo.
mai e poi mai è successo che in tutti questi anni di gare malate chiunque abbandonasse e mi lasciasse da solo, raga. Almeno sono sempre stato in due, ma mai e poi mai da solo. Si vede che i tempi di GTA e le persone che giocano a GTA sono completamente cambiate, raga, ma cambiate drasticamente. E anche il ritorno è stato fatto. Adesso vediamo di pigliarci, raga, il maledetto checkpoint. Quindi sgommatozza tattica. Ci mettiamo belli dritti e via. Giù così a cannon. Vai, vai, vai. Sì, checkpoint per noi. Non faremo la fine di quei quattro pivelli che abbandonano la gara. Quindi noi adesso andiamo e completeremo la gara. Sicuramente questo episodio sarà diventato un episodio di gare impossibili a mia insaputa, raga. Quindi voglio vedere una miriade di like. Non siate timidi, non fate i maledetti, raga. Lasciate il like. Forza, forza, forza. Anche questo check preso. Adesso nuovamente qua su sti attrezzi. Porca vacca. Chi ha creato la gara, raga, stava veramente male quel giorno, coi camion. Perfetto, anche qua, raga. Altro checkpoint preso, mezz'ora di gara. No, no, no. Adesso si fa di next. Si fa così, raga. Poi si accelera un attimo. Si mette air camion dritto. Ciambola. Dai, non posso avere sta iella, cavolo. Perfetto. Dai, sì. Porca vacca, ce l'abbiamo fatta. Altro checkpoint preso. Ne vedo altri due. Non vedo ancora il traguardo, quindi muy male. Riesce a salire? Mi sgomma? Muy bien. Però pensavo peggio. Perché non sto zitto? Perfetto. Bellissima sta visuale. Perfetto anche qua, ragazzi. Checkpoint preso. Non vedo ancora il traguardo, quindi no bueno. Però adesso soltanto via così. Speriamo di aver messo le ruote dritte. Il salto della muerte. Ole, perfetto. Come bere un bicchiere d'acqua col pezzettino. E adesso si rigira così. Ancora niente traguardo, raga, Perfetto! Traguardo! Adesso bisogna tornare indietro, però. Bisogna farsi una retromarcia. Non è la prima volta che facciamo gare così. L'abbiamo fatto proprio coi tir veri in persona, qua. Con i mega furgonazzi, barra camion, non lo so, raga. Robe strane.
si dovrebbe andare via easy, lisci come l'olio. Facciamo un paio di manovre in più. Meglio fare due manovre che cadere e riniziare da zero, raga. Io questo ve l'ho sempre insegnato. Perfetto, raga. Oh, panico. Perfetto. E adesso tutta retromarcia. Si poteva anche andare avanti, andare fino indietro e poi ritornare avanti, però noi andiamo avanti in questa maniera, raga, dai, sotto l'ora voglio concludere, che poi sicuramente se la rifaccio ci impiego un terzo del tempo se va bene, come in tutte le gare. Olè. Molto bene, avete visto che carpiato, che torsione che ho fatto su me stesso. Qua facciamo così. Muy bien. Ma poi non è che il checkpoint o il traguardo è proprio a terra, vero raga? Che sennò mi inalbererei parecchio se faccio tutte quante ste cose qua bene. E poi invece il traguardo è da un'altra parte. 45 minuti, signori, e 45 like voglio vedere. Anzi, magari anche un po' di più, raga. Qualche zero in più. L'unico a concludere questa gara. Spero vi sia piaciuta, ragazzi. Noi concludiamo nel frattempo. Tanto 45 minuti e 45, cavolo. Primo però, volevo fare 45 e 45. Vara, per un tiro di schioppo. Raga, like, commento, se avete gare belle scrivetemelo sotto giù nei commenti. Unica gara, perché è durata un'eternità, l'unico che ha concluso. Quindi raga, Beastard primo. Non c'è stato il metodo Beastard, però il furgone devastante c'era. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio.